il salone letterario presta momentaneamente il fianco al cinema, perché insieme ai miei due graditissimi ospiti, che sono Tito Ammirati e Lucio Imasso, ai quali do il benvenuto, parleremo di cinema, un cinema ovviamente torinese, un cinema però dedicato anche a tematiche importanti come la lotta alla tossicodipendenza e soprattutto al recupero, alla rinascita di chi ha avuto qualche problemino, talvolta con le appunto, sostanze stupefacenti o l'alcol o la dipendenza da gioco. Io però adesso non voglio, come dire, rubare oltre il tempo ai miei ospiti, per cui rinnovo il benvenuto a Tito Ammirati, che è il produttore del film, che ha un titolo curioso, perché si intitola 40% Le mani libere del destino. Quindi? Beh, il titolo parte subito dal perché è stato fatto questo film e rievoca un po' quella che è la percentuale delle persone che provengono appunto da queste aree di disagio, di fatica, come dice Lucio, degli ex qualcosa, che lavorano oggi normalmente in una cooperativa sociale. Da lì l'idea di dargli questo nome, un'idea che ha avuto il nostro grande regista, che oggi sarebbe stato carino avessimo lui qui, perché ci poteva raccontare meglio questa avventura gigantesca, straordinaria, che la cooperativa e i lavoratori della cooperativa si sono trovati a svolgere, che è Riccardo Jacopino, che salutiamo perché a Prato. Assolutamente. Ci spiace che non sia qui con noi, ci sarà la prossima volta di sicuro, ma è lui che con grande genialità, con grande abilità, con grande professionalità, io questo devo proprio dirlo, ha realizzato un piccolo miracolo, perché fare un film costa, a noi è costato molto poco rispetto a quello che capita normalmente, e lui è riuscito con poche risorse e grazie anche, come dire, alla fortuna di incontrare persone estremamente capaci, perlomeno si sono dimostrate tali, a realizzare una piccola perla del cinema italiano, e lo lancio subito alla grande, E perché via, così no, è, anche perché ci sta, così voglio è. dire, da Miracolo a Milano, regia di De Sica, a Miracolo in qualche modo a Torino con la regia di Jacopino, direi che il passo è breve, ci sta e insomma, Fantastico. facciamo anche noi la nostra figura. Assolutamente sì. Lucio, tosto, io ho avuto la fortuna di vederlo il film, di vedere un po' di cose anche del backstage, è tosta come. Tosto, sì, tosto, una sfida direi molto accattivante. Per me è stata una sfida molto accattivante, un'opportunità incredibile, ma non tanto il girare il film, che comunque è un'esperienza straordinaria, quanto piuttosto conoscere la realtà che ho potuto conoscere attraverso quel mese di film, per cui tutte quelle vite dei vari personaggi, delle varie persone, poi Alfred, Pino, che la gente imparerà ad amare, spero, andando a vedere il film. Quindi per me è stata un'esperienza incredibile, incredibile. Potermi misurare con storie che non fanno parte del mio vissuto personale, ma che mi hanno dato l'opportunità di conoscere. Ecco, ma come ci si avvicina a personaggi che hanno un vissuto così lontano dal proprio, voglio dire? Ma io ho avuto la fortuna di poter avere un anno davanti di tempo per prepararmi e vivere, non dico quotidianamente, ma settimanalmente con le persone con cui poi ho girato il film, quindi con i raccoglitori di carta, le persone che fanno parte del film. Abbiamo fatto un torneo di calcio insieme, ma poi nel film si vedrà anche. E grazie a questo anno di studio vero e proprio, spero di essere riuscito a rendere perlomeno l'idea del personaggio Lucio all'interno del Quindi lungometraggio. come si sente a un certo punto nel film la battuta che dice con tutta la fatica che abbiamo fatto per diventare gente tranquilla. Quindi la tranquillità è una cosa che quindi va conquistata con il tempo e che presume un certo lavoro su se stessi. Ma sì, va conquistata con il tempo, ma anche con le unghie, con il dolore, con il sangue. Io questo ho imparato dalle persone. La tranquillità, una vita diciamo dignitosa, il recupero della dignità passa anche attraverso il lavoro, passa anche attraverso la fiducia che alcune persone, in questo caso la cooperativa sociale Arcobaleno, dà alle persone in difficoltà.